Sì, penso di sì, penso che sia una grandissima opportunità di far conoscere il lavoro della provincia di Ravenna insieme a tutti gli altri partner che collaborano a questo progetto europeo. La provincia di Ravenna è da sempre molto attiva su tanti progetti europei, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili, come in questo caso in cui Powered si occupa principalmente, anzi esclusivamente del settore eolico. La provincia aveva già fatto anche un precedente progetto, sempre sull'eolico, denominato WICO, Wind of the Coast, dove si elaboravano delle linee guida per il microeolico lungo le coste dell'Adriatico e anzi le coste del Mediterraneo. Qui il progetto è un po' più incentrato sull'Adriatico e su un'altra taglia di eolico, ma le opportunità sono veramente molte da sviluppare. Sì, penso di sì, intanto perché questa è una vetrina internazionale e c'è la possibilità proprio di far conoscere, di portare alla ribalta i problemi ambientali e quindi incentrare il focus, l'attenzione di tutta la politica internazionale. E, in questo caso, questo è un piccolo progetto su una parte di energie rinnovabili, però come ho avuto modo di dire anche durante la presentazione, ogni singolo paese, per quanto piccolo, ogni cittadino vorrei addirittura dire, può contribuire a fermare i cambiamenti climatici seguendo e mettendo in atto anche piccole iniziative che però vanno a realizzare quello che poi i grandi decidono nelle sedi di questi congressi.